שלום לכם, שבוע טוב, קליברי, עוד שמס השם של מסכת שבת, דף קי"ח. אפורסה סיצ'ר פרוואן כקי"ט, כאל לקונטינציון נעושה סוג'טה. סטיאמו על דף קי"ז, על קוורטה ליגה פרימה דרפינה. In Daf Kotiuzan, Amud Bet. Comunque, prima di continuare, vorrei esprimere i miei sentimenti e il mio dispiacere per quello che state passando, quello che state soffrendo. E sembra apparentemente che sta venendo nella nostra direzione tutti questi guai. Speriamo di no, ma sembra così. Comunque, studiamo adesso, e che ci aiuterà anche per sormontare i problemi. Mi è studiata Mishnah che Tzadna Fladlika, in che maniera accade? Si tratta che accade un incendio venerdì sera, e dice Mishnah che si possono salvare tre pasti per il Shabbat. Tzadna Banan. משנת הבריתה, כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת? שלוש. אונו דה אובליגטו מנג'ר לטרי פסטי דורנט בשבת. רבי חיתקה אומר ארבע. בית שבחית דיקה שיבואו לנו קוואטרו פסטי. אמר רבי יוחנן. ושני מקרא אחד דרשו. אינטרמי דה דוסרו לליג'י כלא רודיסרו דרוססו ברסו. שסקיתו בהם על משה יאכלו היום כי שבת יום השם. היום לא תמצאו בשדה. רבי חיתקה סבר, הני תלת היום. לבר מאורתה. Secondo la Chitka, siccome la parola Hayom è scritta tre volte in questo verso, perciò vuol dire che Hayom, di giorno, bisogna mangiare tre pasti, tranne le barme orta, tranne il pasto di venerdì sera. Ram Savre, Bade ed Orta, invece era parlando sono opinione di mangiare tre pasti, incluso il pasto di venerdì sera. Na, mi stiata Mishnah, na Fladle, Kabel Shabbat, che se accade un incendio di venerdì sera, Mazzilin Mazon Sorosuda, si possono salvare tre pasti, mai la dello Achan, e forse possiamo dedurre da ciò che siccome non mangiò, vuol dire che si possono salvare solo tre pasti, e perciò si può dedurre che questo dimostra che è un supporto per il Tanakama, che dice che sono tre pasti incluso lo spazio di venerdì sera. Dice Gmara, la Gmara respinge ciò dicendo no. Si tratta che De Achal già mangiò, può darsi che già mangiò, perciò questo è il supporto per l'opinione di Rav Chitka, che oltre il pasto di venerdì sera si possono salvare tre pasti. Adesso la Gmara porta un'altra, lo stesso metodo, Shechrit e di Mandina, Mazzini Mazon Shtesudot, si possono salvare due pasti, ma è la stessa maniera come prima, dello Achal, forse si tratta che non mangiò, e perciò dimostra che Rabbanan hanno ragione, dice Gemara, lo, de Achal, si tratta che già mangiò il pasto della colazione, di Shabbat di mattina, e ciò è per dimostrare che Rav Chitka ha ragione, e nuovamente Beminha, se accade un incendio di Shabbat di pomeriggio, ma se l'Amazon Sudaka si può salvare un pasto, mai lav de Lohan, forse può dire che non mangia ancora, e ciò si dimostra che Rabbanan ha ragione. Risponde Gmara, lo dispinge Gmara, che come abbiamo detto prima, de Achal si tratta che già mangiò il terzo pasto, e questo pasto che può salvare è il quarto pasto secondo l'opinione di Rav Chitka. Dice Gmara, Vehamide Ketani Seifa, ma siccome la parte finale della Mishnah dice che Rabbi Yossi Omer le Olam Matzilin Mazon Shalosh Udot, Gatana Kama Shalosh Virale. Siccome Rabbi Yossi dice che si possono salvare tre pasti indipendentemente da quanti pasti già consumò, e sempre possiamo avere tre pasti, e siccome il Tanakama non disputa con Rabbi Yossi quanti pasti uno deve consumare,
perciò si potrebbe dedurre da ciò che era Mahaber Tamatitin dell'Okra Pritka, che la nostra Mishnah non segue l'opinione della Pritka, perché apparentemente sia Rabbi Yossi che Tanakamà, che significa da ciò, si può dedurre da ciò che bisogna mangiare solo tre pasti durante il Shabbat, un pasto venerdì sera, un pasto Shabbat e due pasti di giorno. Ciò abbiamo sentito. Adesso la Gemara cerca di continuare, di cercare di trovare una dimostrazione o per uno o per l'altro. Vedete, ciò abbiamo sentito una Mishnah in Masechet Pe'ah. Mishnah Shlomo Zon Shtei Sudot, lo Yotamir Tamchui. Adesso c'è da sapere così, che vi erano due tipi di assistenza sociale a quei tempi. Uno era il metodo che andavano in giro con diciamo, con un vassoio e raccoglievano cibo per i poveri e distribuivano i poveri, a ogni povero distribuivano due pasti per ogni giorno. Adesso vedremo subito cosa succede durante lo Shabbat. Vi era un altro tipo di questa assistenza che, diciamo, persone che avevano un certo orgoglio, una certa dignità e ne volevano far vedere che venivano assistiti con cibo, con distribuzione alimentare e preferivano ricevere un'assistenza pecuniaria. E veniva dato loro denaro per acquistare 14 cibi per ogni settimana. E vedremo quanti pasti, però il problema c'è che sono 14 pasti e allora manca un pasto per lo Shabbat. E dice la Mishnah: Mishnah Shlomo Zon Shtei Seudot, lo Yotamir Tamchui, colui che ha cibo sufficiente per due pasti, che non deve prendere da questo, come ho detto, dalla distribuzione del cibo. E se ha mason, cioè, non deve prendere, se ha cibo per due pasti, non deve prendere per quei due pasti, però può prendere per il resto. Se ha mason arbaise, se ha per 14 pasti, lo itamina kupa, non deve prendere neanche del denaro, dal denaro dell'affondo e del denaro per la distribuzione del cibo. Mani, e secondo chi è l'opinione di questa varietà, secondo chi è? Secondo Rabbanan o secondo Rabchitka? Dicemara, lo Rabbanan, lo Rabchitka, non è secondo l'uno né secondo l'altro. Poiché il Rabbanan, se è secondo l'opinione di Rabbanan, allora c'è la difficoltà che dovrebbero essere 15 avia, dovrebbero essere 15 e non 14. E secondo il Rabbi Chitka, e secondo Chitka, Shitzar avia, dovrebbero essere 16. Perciò non si adatta con nessuno dei due. Risponde Guarà, Leola, Rabbanan, veramente si adatta con l'opinione di Rabbanan. E ciò che abbiamo detto a Amrina, lei, mai bait le mecha, la fuke shabta, poiché gli dicono che il pasto che avreste voluto mangiare di Mosè Shabbat, dopo l'uscita del Shabbat di notte, mangialo di Shabbat nel pomeriggio, invece di mangiarlo di notte dopo lo Shabbat. E allora avrai i pasti che te vuoi, perciò sono sufficienti 14 pasti. Chiamala lema rabbanani velora rabbichitka, ma allora vorresti dire che anche se non Rabchitka sono sufficienti 14 pasti, anche c'è un po', perciò cosa direbbe Rabchitka riguardo ciò? Suonerà a filo tema Rabchitka, però si poteva adattare anche con Rabchitka, poiché secondo Rabchitka, damrina lei, mai baita mechal bemale shabta, yechle bilurta, invece di mangiare il venerdì mattina e la colazione, non mangiarla. Mangialo venerdì sera. Dice Mara, Vekule Yoma Demale Shabta Betanita Mutvina Lei. Vorresti dire che
Allora dovrebbe digiunare tutto venerdì fino a Shabbat? Risponde Marà, perciò bisogna rispondere che veramente la Mishnah non è questione di se si combina, si adatta secondo Rabbanan o Rachitka, poiché Hamani, questa Mishnah è secondo Rabbi Akiva, di Amar, a Seisha Bachar Chol, Balti Tzach Rabbiot. E qui si tratta di uno che normalmente può sostentarsi solo che in questo caso, che non ha ora per cui Shabbat, cioè normalmente lui ha sufficiente cibo per sostentarsi, però adesso non c'ha. Allora, dice Bekiva, che si può accontentare con due pasti durante il Shabbat invece di tre, e che non, è preferibile che non si ha bisogno dei fondi comunali. Però se uno decide di usufruire dei fondi del pubblico, allora non c'è problema, gli danno tre passi per lo Shabbat secondo Tanakamà o quattro passi secondo Rav Chitka. E quindi non c'è contraddizione con ciò che disse Rav Akiva. Dice, ma la Beadit, non c'è una situazione Mishnah, è un po' Hatil Leani, ha ovvermi come, che un vagabondo errante, povero, che era da un posto all'altro, che non gli danno meno di Mikikar Bepundion, Mearbas in Besela, ossia, se un povero errante passa per una certa comunità, gli danno cibo per due pasti per quel giorno, ossia il pane che una moneta chiamata Pundion può acquistare quanto una moneta chiamata Sela acquista il volume di 4 stea di frumento. Quando il frumento viene acquistato per questo prezzo, un Pundion acquista una pagnotta contenente un quarto di Kav, ossia il volume di 6 uova di farina, e questa è la razione che gli viene data quotidianamente. E ciò è sufficiente per due pasti. E perciò di mattina riceve una pagnotta per due pasti, e se lascia quella città, la seconda metà gli occorre per il viaggio. Però se decide di pernottare in quella città, riceve un'altra pagnotta l'indomani, che include una metà per la colazione e un'altra metà per il pasto durante il viaggio, me cioè mentre sarebbe in viaggio. Adesso dice la Mishnah che se l'an, se rimane a pernottare in quella città, non c'è mai prasatlina, gli danno anche ciò che è necessario per dormire. Vim Shabbat, e se rimane per lo Shabbat, non c'è mai Ramazan Shalosh Shudot, gli danno tre pasti. Lema, allora perché non possiamo dire che questa Mishnah segue l'opinione di Rabbanan, Veloc e Rav Chitka, che loro dicono questa Mishnah dice gli danno tre pasti e non quattro pasti, come dice Rav Chitka. No, leolam che rabbichitka. Si può dire che secondo l'opinione rabbichitka, che quando ika seuta baade, che forse quello che intende dire che il povero, questo povero, aveva con sé un pasto suo, di aprire a lei, ade ika baada, perciò gli dicono ciò che tu hai, ciò che hai con te, mangia di Shabbat e in più ti diamo tre pasti, cioè adesso hai in totale quattro pasti per lo Shabbat, secondo l'opinione di Rav Chitka. Chiamerà Vechi Asil Birrekan Asil. Allora, quando lui va via di domenica mattina, va via a mani vuote, se non c'è cosa da mangiare? Dice, ma no, dimmi la vena alle Seudabade, che gli danno un pasto, ma veramente un pasto intende due pasti. Cioè gli danno una pagnotta che serve per due pasti. E adesso che Agmarà la spiegazione, che cosa significa mai panasatlina, cosa intende dire gli danno per dormire, Amara Papa che gli danno puria o besadia, gli danno un letto, meglio con un materasso, meglio a quei tempi dormivano sulla paglia, e un cuscino. Tanabara, abbiamo studiato una verità che dice che Roccia Halbaen Arvit. Adesso questo non c'entra con nulla come abbiamo detto fino adesso. Dice semplicemente qualche legge. Che Roccia Halbaen Arvit, Medichan,
l'Echol Bayan Shachrit, che i piatti che, lavò, che, scusi, che usarono di venerdì sera si possono lavare per usarli per mangiare all'indomani mattina, di Shabbat mattina. Shacharit, i piatti che usarono per mangiare di Shabbat mattina o a pranzo, li può la Madichan, si possono lavare le Chol Bayam Mitzorayim, si possono mangiare, lavare per usare per il pasto del pranzo o quello più tardi. E Mitzorayim, i piatti usati per il pasto di pranzo, Madichan le Chol Bayam Mincha, si usano per mangiare per la Mincha, per il pasto di Suda Shoshit. Però, Mina Mincha, Vaela, Shuv e Nomadia. Però, dopo il pasto del pomeriggio, che non userà più questi piatti per lo Shabbat, non si possono più lavare, si possono solo, perché non si può preparare per Shabbat, per Mosè Shabbat, dopo lo Shabbat, si può lavare solo per quello che è necessario per usare per il Shabbat stesso. E perciò questi piatti non possono essere lavati per Mozzai Shabbat, perché è una preparazione a Shabbat per un giorno feriale. Aval, cosò di chitoniot, vizzurukhiot, però bicchieri, chitoniot non è chiaro cos'è, forse sono tazze, e brocche, ma dia vuole qual è un colore, fisce, e il kevalistia. Quelli può lavare tutto il giorno, anche l'ultimo momento di Shabbat, perché non c'è un tempo fisso per bere, uno può bere quando vuole. E interessante che apparentemente questa braittà non ha nulla a che vedere con quello che abbiamo visto nella disputa tra Rabbanan e Rabchitka, però è interessante che qui dice un pasto di Arvet di sera, venerdì sera, un pasto di Shabbat mattina, un pasto di Tzorai, a pranzo, e un pasto Mincha, un pasto di Sudashi. Vediamo che ci sono tre pasti di giorno, secondo questa verità, come dice Rabchitka, benché la Gemara non dice nulla riguardo alla, a queste, non menziona riguardo alla disputa tra Rabbanan e Rabchitka, riguardo quanti pasti sono necessari, però apparentemente questa verità è di ausilio a Rabchitka, che apparentemente sono tre passi di giorno e non due, come secondo Rabbanan. Hanno shumim pazim Rabbi Shua ben Levi, mishum bar kapara, kolam kaim shalosh todot b'shabbat, nitzol mishalosh puraniot. Chi osserva questi pasti, cioè chi mangia, consuma questi pasti di Shabbat, viene salvato da tre sciagure: michevloshe Moshiach, dai travagli del Messia, Midina Shekino, dalle sofferenze del Geino, come il Chemit Gog Magog, e della guerra finale con Gog Magog. Questo come la spiega? Michel Moshe Moshiach, dalle sofferenze dei travagli del Moshiach, del Messia, Stivach, c'è scritto, riguardo a Shabbat c'è scritto Yom, poiché c'è scritto, Vae Moshe Yechlu Yom, Uchtiv Hatam, riguardo al Moshiach c'è scritto Hinei Anochi Sholachem Etzli Arevi Lifnei Bo Yom Hagadol VaNora, Lifnei Bo Yom Hashem Hagadol VaNora. E perciò paragona la parola di Yom scritta qui riguardo allo Shabbat e la parola scritta riguardo al Moshiach. Perciò si paragona uno con l'altro. Oltre ciò, riguardo a Geinom, scritto Medina Shel Geinom, che si salva dal Geinom, Ktivacha Yom, come ho detto, c'è scritto Moshe Yom, e anche questa parola figura riguardo a Ghinom, c'è scritto Yom Evra, Yom Ahu, perciò Shabbat salva da Ghinom. A proposito, guarda ciò, se già menzionano questo, ho visto la Gemara altrove menziona che ci sono altre due cose che ho visto che salvano da Ghinom. Una è quando uno va a visitare i malati. E naturalmente non intende che uno durante tutta la vita visitare un malato una volta, si intende che va a visitare i malati spesso. E una seconda cosa che ho visto anche dice la Gemara, che uno che si tosa, cosa vuol dire si tosa? Non siamo mica pecore che ci tosiamo,
ma intendere dire la Gemara lì che si tosa, che si toglie tutte le sue proprietà e prima che muore lascia in eredità tutte le sue eredità, tutti i suoi beni ai poveri o ai Shivot. E non è che dico che non dovete lasciare eredità ai figli, Chasvishalom. Vi dico solo quello che dice Gemara, io non dico niente. Vi solo menziono Gemara. E meglio non litigare con la famiglia. Bisogna vivere bene con la famiglia anche dopo questa vita. I figli devono dire Kaddish, devono studiare Torah in merito dei genitori e compiere buone azioni in merito per i genitori. E bisogna vivere sempre in pace con tutti. Non ho detto, ma si può dare anche in eredità una parte, dare anche ai poveri. Anche una buona idea, se c'è il parecchio. E una terza cosa, che Shabbat salva da Milchem Gog Magog, Ktivacha ugualmente Yom, Ichlua Yom, e Uchtivatam riguardo Gog Magog, c'è scritto Yom Bo Gog, c'è scritto e Bo Yom Gog, Aratma Tisrael, Neuma Shemakim, Tale Hamativapi. Amra Biochana, Mishum Rabbi Yossi, Kolam Anegat Shabbat, Notim Lo Nachra Bimitzrayim. Colui che causa che si possa godere lo Shabbat, gli danno un'eredità illimitata. Shenemar, az titanag al Hashem virkavtir b'mezares, v'chalticha nachalat yikub avicha, ki pi Hashem diber. Votiamo Dav. E lo che avrà, e non come avrà, mi shekatubo, kum italech b'ares, Leorca o Lerochba, Kilchaetnela, vuol dire che solo vai e viaggia nella terra di Israele, nella lunghezza e nella larghezza, ma non di più. E anche Veloche figli Yitzhak, anche non secondo Yitzhak, riguardo al quale Shkatobo, Kilcha o Lezaracha e Tenet Kol Ratzotah El, solo queste, ma non più di queste. Mentre invece Ela che Yaakov, però ti darà un'eredità sterminata, come Yaakov, Shekatubo, riguardo a Yaakov c'è scritto Uparasta Yama Bakedma Vsafona Vanegua, che ti estenderai da Yama e Ovest, da Occidente, Bakedma e Oriente, e Settentrione e Meridione, senza limite in tutte le direzioni. Rav Nachman Bar Yitzchak Amar, Nitzol mi c'è Budmar Galuyot, che viene salvato dal fatto che gli ebrei vengono soggiogati durante l'esilio. Ktivacha, c'è scritto in un verso riguardo al Shabbat, c'è scritto Karata Shabbat Oneg, Chuvot Hashem Chuvat, c'è scritto Alzi Tenag al Hashem, Virkartich Amar Tearetz, וחלתך נחלת יעקב אביך על פי השם דיבר, וכתיב אותם, ריגוארדו, משה רבינו דיבר לברכה, על פופל הבראיקו, שסכיב בטל במותימו תדרוך. במותימו, הוא דיבר כספרו, כפסטראי, כלפסטראי, סולי אלטי פיאני. Cioè che lui e gli ebrei calpesteranno i goim, al contrario, e che non verranno più soggiogati dai goim. Rabbi Yehuda Amar Rav, kol ha-manaveh teshavah notim lo mishaloti bo, colui che causa, diciamo, la padrona di casa che prepara tutti i cibi per lo Shabbat, che prepara cibi gustosi, che la gente gode di questi cibi, gli danno tutto ciò che il suo cuore chiede. Shenemar, Vitanag, Alashem, Vitan Lacham, Shalotibecha. C'è questo verso che dice, quando te godrai di Hashem, ti darà tutto ciò che il tuo cuore chiede. Oneg ze en yodeh mahu. Qual è il significato di Oneg? Non sappiamo cosa vuol dire. Perciò spiega che Shavuot Meir Vekarat HaShabbat Oneg
Siccome riguarda Shabbat c'è questa espressione Oneg, e perciò Hevi Omer Ze Oneg Shabbat, vuol dire che il godimento deve essere il godimento durante lo Shabbat stesso. Vamemergo, in che maniera causa godimento? Rabbi Uda Brei Rabbi Shmuel Bar Shilat Mishmei Rabbi Amar Betashil Shil Tradin, e una pietanza di barbabietole, vedagim golim, grandi pesci, vrashishumin, e con aglio. Adesso c'è da sapere che, adesso ho avuto una bomba, una grande bomba, che l'aglio veramente, bisogna stare attenti, che aglio, se è fresco, è molto tossico, la gente non lo sa. È usato da indigeni che tingono le frecce in un succo d'aglio, aglio fresco. Quando è spremuto fresco è molto tossico, che distrugge assoni del cervello. Però se è cotto è un'altra cosa, allora si può. Io non mangio aglio fresco. Di nuovo lo dico, è molto tossico. E purtroppo la gente non lo sa. Abhiya bar Ashi Amar Rav. E infatti si sa che anche la Gemara dice che aglio fa bene per, è come una specie di, se uno c'è un'infezione di batteri, infezione virale o di funghi, qualsiasi che sia, aglio aiuta, sì, è vero, però nella stessa maniera come uccide i batteri, anche uccide un po' la persona. Non completamente, ma piano piano. Afria Barashi e Marrav, Afiro Davar Muat, anche una minima quantità, se non ha il denaro per acquistare il Shabbat, il Chol Shabbat ha ragione, però se lo fece per lo Shabbat, allora questo è considerato Oneg. Poiché lo fece per l'onore dello Shabbat. Mai, che pietanza è, per un esempio, Amar Papa, Casa d'Arsena, è una pietanza fatta di piccoli pesci fritti nel proprio olio misti con farina. Naturalmente questi sono cibi che facevano a quei tempi. Baruch Hashem, oggi viviamo un periodo diverso. Ci sono tutti dei beni di Hashem che provenienti da tutto il mondo. Amar Chia Baraba, Amar Yochanan, Kolam Shaber Shabbat Kil Chato, Afilo Veda Avodah Zarah, Ke Dor Enosh, Mukhanin Lo. Colui che osserva lo Shabbat secondo l'Alacha e non trasgredisce il Shabbat, anche se adora idoli, come durante la generazione di Enosh, Mukhalino viene perdonato. Shenemar she ya enosh yaseh zot, c'è scritto su Meshabbat Mechalelo. Al tikri Mechalelo ela machulo. A proposito, Mechalelo non vuol dire che trasgredisce, vuol dire Mechalelo, che non, dallo trasgredire. Spero che è chiaro. Mechalelo, dallo trasgredire, cioè che non trasgredisce, ma non che Mechalelo che trasgredisce. E perciò al tikri Mechalelo, non tradurre dallo trasgredire, ma bensì che viene perdonato. Adesso com'è possibile? Uno va bene, osserva Shabbat, benissimo, ma anche Oveda Avodah Zarah, è possibile che viene perdonato? E adesso riguardo a ciò, penso, forse cerco di dare una spiegazione mia, forse cerco che ai tempi di Enosh, la gente cominciavano ad adorare anche i corpi celesti, come il sole, la luna e le stelle, perché dicevano che Hashem ha dei soci, che questi astri solari sono soci a Hashem. Adesso abbiamo studiato che uno che recita Vaichulu Hashem Baruch Hotzvam di venerdì sera diventa socio di Hashem. Allora vediamo che se uno diventa socio di Hashem, vuol dire che Hashem ha dei soci. E
Allora, vediamo che se associ, che se per esempio io divento socio di Hashem perché dico Vaicholosh Mevarez, allora Hashem associ, allora ci sono anche questi soci, la luna, le stelle e il sole che sono anche soci. Questo è un tentativo per spiegare questa Gemara che è molto difficile capire. Come è possibile? Sappiamo che idolatria è uno dei tre peccati cardinali che uno deve preferibilmente subire di essere messo a morte e non trasgredire uno di questi tre peccati gravissimi. Allora, comunque c'è da sapere che lo Shabbat è talmente potente che espia come Yom Kippur. Perciò non c'è solo un Yom Kippur durante l'anno, ci sono 54 quanto siano. Ogni Shabbat espia, però c'è scritto qui, fate attenzione, c'è scritto qui che il Chatò, che osserva Shabbat perfettamente, senza trasgredire lo Shabbat. Per esempio, un problema che può essere molto grave è, bisogna studiare bene bene l'Halachot, di il Chol Borer, che uno non può scegliere se ha nel cibo misto, con un cibo che lui vuole mangiare e un cibo che è discarto, ma diciamo anche il cibo che non vuole mangiare, anche se non è discarto, ma che non vuole mangiarlo, non può togliere la parte che non vuole e lasciare la parte buona. Deve solo togliere la parte buona. Comunque sono parecchie halachot, bisogna studiare tutte queste halachot. Per esempio, sbucciare uova si possono fuori sbucciare solo mezz'ora prima del pasto, entro mezz'ora. Perché quando lui sbuccia, lui toglie la buccia. Benché toglie la buccia è un caso un po' diverso dal normale. Adesso sto entrando nel Chod Shabbat, comunque, siccome ne parlo già lo menziono. Per esempio, uno vuole sbucciare un'arancia, allora toglie la buccia. E allora come toglie? Toglie la parte che non vuole, la parte scarsa, perché non c'è un'altra maniera, non c'è un'altra forma. Per sbucciare un arancio, per forza bisogna sbucciare la buccia e toglierla. Però in altri casi che i cibi sono misti, bisogna tre condizioni, bisogna studiare questa cosa, che bisogna sapere che bisogna fare solo il pasto e non bisogna togliere lo scarto dal cibo, al contrario, si può solo togliere il cibo dalla miscela e bisogna farlo solo, si può fare solo con non si possono usare utensili specializzati per questo. Per esempio, un setaccio è vietato usare un setaccio. Continuiamo. Amar Rav Yehuda, il Malleh Shamru Yisrael Shabbat Shonah lo Shalta Ben Uavrasho. Se gli ebrei avessero osservato il primo Shabbat tra tutti i Shabbatot della storia, nessun popolo aveva potuto avere un dominio su essi. Shneimar, Vayom haShvii yatzu min ha'am lilkot, e si tratta che i Shabbat, quando andarono a raccogliere la manna, portarono utensili per la raccolta della manna o perché andarono fuori da Tchum. Uchtiba 3, c'è scritto dopo di ciò, perché non subito, ma un po' dopo, c'è scritto: Aveva Amalek, venne Amalek, vai la chemi Israele, entrò in guerra con Israele. E prima che venne Amalek, il popolo ebraico giuvì di una fama di essere invincibili, ma dopo la guerra con essi, benché Amalek fu sconfitto, comunque questa fama fu intaccata. Anno Yochai Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, il Malè Mishum Israele, Shnei Shabbatot, che il Chatan, Miad Nigalin. Se gli ebrei osservassero due Shabbatot, verrebbero redenti immediatamente. Shneimar, Komar Hashem Rasarisim, Hashem disse agli eunuchi, c'è scritto, Asher Yishmeru Shabbatotai, che osserveranno i miei Shabbatot, Uchtiv Batei, c'è scritto di ciò, Vayivatim L'Har Kodshi, che li porterò nel mio monte sacro. Vuol dire, si intende, alla redenzione finale, alla Ghiulà.
la salvezza finale. Allora io sì, io che adesso la guerra porterà parecchi casi che Rabbi Yossi disse, eccetera, che io abbia partecipi, che io faccia parte di diverse persone, gruppi di persone che fanno certe azioni. Allora Rabbi Yossi, che io faccia parte di coloro che mangiano i tre pasti durante lo Shabbat. Questa è una cosa strana, perché questo è un din che ognuno compie, ogni ebreo compie. Allora cosa vuol dire Yechel Ki? Si vede che a quei tempi la gente, gli ebrei non osservavano questa legge di mangiare tre pasti durante lo Shabbat. Allora Rabbi Yossi, Yechel Ki mi comprende quello che io faccia parte di coloro che dicono l'Allel completo ogni giorno. Chiamarà, come fai a dire così? Eni, Bamar Mara, Corea, l'Allel voglio, Arezem Gadef, Gadef, l'Allel ogni giorno, è come se avesse bestemmiato. Risponde Mara, chi camrina? Perché diventa una cosa che non, una cosa abituale, niente di speciale. Invece quando diciamo l'Allel durante le feste è qualcosa di speciale, ci stiamo l'Allel. E perciò spiega Mara, chi camrina? Si tratta di Psuke di Zimra, dei versi che diciamo di Teilim, cioè dei capitoli di Teilim che diciamo tra Baruch Shamar e Ishtabach ogni mattina. Amrabi Yossi, che io faccia parte di coloro che pregano quando il sole diventa rosso. E adesso spiega, Amrabi Yossi, cosa intende di Dimdumei Chama? Spiega il Ben Yoyada che quando il sole è rosso di mattina è rosso poiché il sole passa accanto alle rose del Gan Eden e uno si sente sollevato per la futura ricompensa. E verso sera il sole passa accanto al fuoco rosso del Gehinom e perciò causa che uno faccia Teshuvah. Amar Bzera, Amar Kra, dice il verso di Ruchaim Shamesh v'lifnei Yireach Dor Dorim, che abbiano timore di te quando splende il sole e prima che splende la luna attraverso tutte le generazioni. V'amar Rabbi Yossi, Yichel Ki mimitei b'choli maim, d'amar ma ruban tzedekim metim b'choli maim, che io faccia parte di coloro che muoiono a causa di malattie intestinali, poiché un maestro insegnò che la maggior parte dei tzaddikim muoiono a causa di malattie intestinali, poiché ciò causa l'espiazione dei loro peccati. Varo Yossi, io faccio parte di coloro che muoiono quando vanno a compiere una mitzvah. E cioè, non è chiaro ciò, poiché c'è una regola che diciamo che en shluchei mitzvah nizokim, che coloro che vanno a compiere qualche mitzvah non vengono danneggiati, non succede nulla di male, però c'è chi spiega che veramente non c'è contraddizione, veramente era difficile capire la contraddizione, apparentemente sembra sì una contraddizione. Però Rabbi Yossi, Yechel Ki mi mechnisei Shabbat bitveria, umimotziei Shabbat bitzipori, che io faccia parte di coloro che accettano lo Shabbat, quando entra lo Shabbat a Tveria, e di coloro che abitano a Tzipori quando esce lo Shabbat, a Motzei Shabbat. Cosa intende dire? Siccome Tveria, cioè Tiberiade, si trova in un posto profondo tra montagne, il Shabbat entra più presto che in altri luoghi, perciò loro sono premurosi di ricevere il Shabbat prima, delle volte anche prima del tempo, poiché c'è il rischio che possano trasgredire lo Shabbat se già diventa Shabbat. E se poi si trova su una cima di montagna, e perciò loro potrebbero terminare lo Shabbat più tardi del normale, perché loro, quando per gli altri è già notte, per loro è ancora giorno. E veramente loro terminano lo Shabbat più tardi del normale, che veramente è una buona cosa.
E perciò disse Rabbi Yosi che io faccia parte di coloro che ricevono Shabbat prima del tempo e di coloro che terminano Shabbat più tardi del tempo normale. E che una buona cosa è che i tzaddikim cercavano sempre di terminare Shabbat molto più tardi, poiché le anime di coloro che nel Gihinom, che vengono castigati, e si tratta solo di coloro che osservavano lo Shabbat primorosamente durante la vita, poiché coloro che non osservano Shabbat, non osservavano Shabbat, per loro non c'è riposo durante il Shabbat. Però per coloro che osservavano Shabbat nella vita, in Gehinom, purtroppo, riprendono i castighi a Mosè Shabbat. Però dipende da quando è l'ultima persona che termina Shabbat. Perciò i tzaddikim terminano Shabbat molto tardi. Però io sì, io il chi mi moscivei beta midrash, velo mi ma mi dei beta midrash, che io faccia parte di coloro che fanno sedere gli studenti nella yeshiva, e non di coloro che li fanno alzare quando gli dicono andate a mangiare, adesso smettete di studiare. Perciò che io faccia parte di coloro che causano che gli studenti della Shiva vadano a studiare, non di coloro che li fanno interrompono nello studio. Che io faccia di parte di coloro che raccolgono Zakah e non di coloro che distribuiscono Zakah. Coloro che raccolgono non c'è problema, però coloro che anche coloro che ricevono, vanno a ricevere Zakah, purtroppo parecchie volte anche vengono svergognati, che è anche una grande espiazione. Però coloro che distribuiscono Zakah possono fare una maniera incorretta, possono proteggere diverse persone più che altre, distribuire di più agli uni più che altri. E perciò per questa ragione Yosef HaTzedek era lui stesso, si decise di stare, che sia lui l'addetto a distribuire il frumento durante gli anni della carestia, poiché se non fosse stato lui, sicuramente ci sarebbe stata molta corruzione. E anche se non fosse stato per Yosef, sarebbe stato, diciamo, un goi, avrei potuto lasciare perire tutti i popoli e avrebbe detto: non mi interessano gli altri popoli, mi interessa solo il mio popolo. Perciò Yosef era di guardia fino a mezzanotte ogni giorno, e solo a mezzanotte andava a casa a mangiare, che tutto il giorno non mangiava, che mangiava la colazione a mezzanotte. E quando Yosef HaTzadik morì, non lasciò nulla come eredità. Non prese per sé nulla durante tutta la vita. I suoi eredi non trovarono niente. Gamma Rabbi Yossi, Ichelchi, Mimish Chosdinoto, Venbo. Amar Papa li di Chosdan ve lo Abavi. Che io faccia parte di coloro che vengono sospettati per qualche peccato, e però se non c'è il peccato. E infatti, disse la Papa, infatti accadde a me che mi sospettarono di qualche peccato, ma non avevo il peccato, non compiuto nessun peccato. E guardate la storia di Zdechemed, che era un grande tzaddik. Zdechemed è il nome di una serie di libri che il saggio era chiamato Chaim Chizkia Medini, che nacque a Gerusalemme nel 1834 e morì a Hebron nel 1904, e scrisse come una specie di enciclopedia enorme su tutti i soggetti dell'Halakha. E accadde che lui era un Talmid Chacham di un certo calibro, ma non qualcosa di speciale, diciamo. E accadde che fu sospettato che una donna lo accusò di aver compiuto un'azione immorale, ma lui non disse nulla, non reagì, non respinse le accuse, e
E immediatamente dopo di ciò raccontò che ricevette un'ispirazione tremenda, che il suo cervello, la sua memoria furono trasformati in una cosa incredibile, una maniera incredibile. E perciò diventò uno dei più grandi saggi che scrisse questa specie di enciclopedia, come il tipo di enciclopedia che scrisse il saggio italiano. E la vista che Lampronti scrisse Paradisiaca. Amar biosi, Chamesh Milot Balti, Benatati Chamisha Razim Israel. Ho capitato 5 volte e ho piantato 5 cedri in Israele. Umani non, chi sono? Rabbi Shmuel Rabbiosi, cioè i suoi 5 figli. Rabbi Shmuel Rabbiosi, Rabbi Azar Rabbiosi, Rabbi Chalafta Rabbiosi, Rabbi Aftilas Rabbiosi, Rabbi Nachem Rabbiosi. Veika, ma c'è un altro figlio ancora, chiamato Vardimas. Secondo me no. Vardimas, Haino Menachem, lo stesso Rabbi Menachem e lo stesso Vardimas. Ma mai carile, perché fu chiamato così Vardimas? Shepanav do mille veret, poiché il suo viso ha le sembianze di una rosa. Chiamara le membra di Rabbi Yossi mitzvat ona lo kiem. E vuoi forse dire che Rabbi Yossi non compiette la mitzvah di ona, del dovere coniugale? Rispondo, guarda, e la Ema, Hamesh Bilod Baalti Veshaniti. No, intendere che la Gemara dice che uno che coabita e ripete la coabitazione, allora nasce un maschio, un figlio maschio. Perciò quello che intende dire è che coabitò e ripetete. Armavio sì, mi ha mai lo kriti rishti, shti, urishori. Non ho mai chiamato a mia moglie così, mia moglie, e al mio toro, toro. E la Lishtibeti, ma a mia moglie la mia casa, che lei è la cosa principale nella casa, Ulshoresadi è il mio toro, lo chiamai mio campo, perché lui è quello che porta avanti lo sostentamento della famiglia. Allora io sì, mi ha mai non staccato e mi lascio lì, non ho mai guardato, osservato la mia Milà, chiamerà Enei Veamru lei le Rebi, Maitama Karulah Ramena Kadosh. Chiesero a Rebbe perché fu chiamato Rabbeinu HaKadosh. Amar Leu rispose: mia mai non istaccati mia Milah sheli, che non ho mai osservato la mia Milah. Allora, se è così, avrebbero dovuto chiamare Rabbi Yossi anche Rabbi Yossi HaKadosh. Per quale ragione non lo chiamano così? Secondo Gemara, Rebbe Milta Chriti aveva, perché in Rebbe c'è una ragione in più, supplementare, poiché Shelo Ichnisado Tachat Apneto, che non mise mai la mano al di sotto della sua cinta. Però Rabbi Yossi mi ha mai lo evidente, capite perché? Però Rabbi Yossi mi ha mai lo caru korot beti imrei haluki. E non ho le mura della mia casa, non ho mai visto le cuciture della mia tunica, poiché quando lui entrava nel letto, e cioè prima di entrare nel letto non si spogliava. E perciò non avrebbe voluto che le mura vedessero che era nudo, e perciò entrava nel letto prima e poi si svestiva, perciò non si svestiva alzando la tunica da sotto verso su, che avrebbe raggirato la tunica e si sarebbero viste le cuciture di sotto, ma bensì la alzava in maniera normale, lo tirava da su. Verso su, tutto, non da giù, verso su, che l'avrebbe rivoltato. Ma non mi sì, ma mai lo avarti al di avrai. Non ho mai trasgredito ciò che dissero i miei compagni, gli altri saggi, poiché io deni, verso miscegni coen, io so che non sono coen, però se imamrim chavrai alle duchan ani ole, però se mi avessero detto di andare e dire birkato anim, sarei andato. E l'avrei detto, benché c'è un divieto di dirlo. Infatti c'è una grande discussione tra i Poskim riguardo a ciò che dice qui Rabbi Yossi. Però Rabbi Yossi mi ha mai lo avarti davar e chasarti l'acholai. Non ho mai detto qualcosa e ho cambiato idea. Nel senso, se ho detto qualcosa riguardo a qualcuno, ci sono diverse interpretazioni riguardo a ciò. Comunque, l'interpretazione normale è che se ho detto qualcosa riguardo a qualcuno, e quella persona mi avrebbe interpellato, mi avrebbe chiesto: te hai detto ciò di me?
E non avrei cambiato, non avrei paura di dirgli sì, ho detto così e così. E c'è chi dice che si può dire Lashon Hara se, in questo caso, se non avrebbe avuto paura di ripetere ciò che avrebbe detto riguardo a una certa persona di fronte a quella persona, di dirgli direttamente in faccia. Però il Chafetz Chaim dice che non è permesso. Perciò è forse difficile dire che Rabbi Yossi disse Lashon Hara. E perciò c'è chi spiega che si tratta che veramente disse buone cose e che non avrebbe paura di ripetere queste buone cose di fronte alla persona. Amram Nachman, teteli de kei mit shalosh udot b'Shabbat. E teteli vuol dire. E mi verrà pagato mi verrà data una ricompensa. E troveremo questa espressione alcune volte qui. E comunque perciò dirò come beato io che ho osservato i tre passi di Shabbat. E come abbiamo visto prima, è strano dire così, poiché questa è una mitzvah e tutti compiono questa mitzvah, perciò è difficile dire. E che cosa particolare che lui osservò i tre passi di Shabbat, forse perché ai suoi tempi la gente era permissiva e non erano premurosi riguardo a questi tre passi dello Shabbat. Amar Yehuda, teteli, dikaimit iyun tfilah, beato io, cioè che mi verrà sia data la ricompensa, veramente un po' difficile dire che mi sia data ricompensa, poiché sappiamo che una persona non deve fare mitzvot al menat kabel shachar, e veme kai mitzvot a mitzvot al menat shelo kabel shachar. E perciò forse infatti tradurrei meglio, come ho detto, beato io, dei kai mit yun tfila, che ero premuroso quando pregavo di avere intenzione ogni parola a quello che stavo dicendo. Amar Avuna Bere Rabbi Yeshua, teteli delo Sagina Arba Amot Begilui Rosh, che beato io che non andavo 4 amot senza coprire il capo. Amar Sheshi, teteli di Kaimit Mitzvot Tfilin, beato io che ho osservato la Mitzvot Tfilin, Amar Nachman, teteli di Kaimit Mitzvot Tzitzit, che ho osservato Mitzvot Tzitzit. Perciò è difficile dire che ognuno disse beato io che ho compiuto la mitzvah tefillin, eccetera. Ognuno compie queste mitzvot. Perciò c'è chi spiega che si intende dire che erano premurosi di non camminare 4 amot senza tzitzit e senza tefillin. Comunque anche oggigiorno tutti andiamo con Talit Katan, perciò per noi è una cosa normale. Però non andiamo con Tfilino tutto il giorno, poiché sapete la ragione, per non avere dell'aria. Amar Rav Yosef, Rav Yosef Bered Rabba. E disse Rav Yosef a Rav Yosef, il figlio di Rabba, Abuch ben mai Zahir Tfei, che cosa tuo padre è più premuroso, quale mitzvah? אמר לי, בציטית, אינציטית, יום אחד אבי כעסה לי בדרגה, איפסיק לי חוטה, ולא נחי צאתה וכמה דלא רמיה. אונה וולטה לי סטקו אונפילו דל ציטית, אינון שזה דל הסקאלה, פינקה נון הג'וסו לציטית. אצ'ת הספרה כציטית האוטופילי, אצ'ת סטקו אונפילו, הציטית אינקודה כשר, כשרה. Però se due allora non è la tzitzit psula. Vamarabai, teteli, beato io, dechi chazina zurba mi rabbanan, di shalim mesachte. Se vedo un saggio che terminò lo studio di un trattato, avena yom a tavola rabbanan. Faccio un bel festino a tutti i studenti. Amarava, teteli, dechi ata zurba mi rabbanan, le kamai, le dina non mezigna reishi abe sadia. Kamadlo me apichna bischutei. Se viene un saggio di fronte a me per essere giudicato con un altro, che c'è una disputa,
non poggio la mia testa sul cuscino finché non cerco di trovare qualcosa favorevole in suo favore. E che è anche un po' difficile capire, in fin dei conti non bisogna preferire uno rispetto all'altro. Comunque non è possibile di dubitare di Rava, e Rava cercava solo di aiutare quello, però secondo i limiti della legge naturalmente. Amar mar bredravashi. Pasena le zurba mirabaran le dina, maitama de chaviva laiki gufai ben adam roe chobar asmo. Che quando un saggio veniva dinanzi a me per essere giudicato che aveva una disputa con un altro, non accettavo di essere il giudice, poiché i saggi mi sono così cari come il mio corpo stesso, e uno non vede un difetto in se stesso. Rav Hanina miata vekai apanya de male sharta. E Rav Hanina si avvolgeva con begli indumenti per la Shabbat quando entrava lo Shabbat e diceva: Amar, bove ne zeri kral Shabbat amarka. Andiamo, usciamo per ricevere la regina Shabbat. Infatti, l'Aria Kadosh usciva nei campi con gli allievi per ricevere lo Shabbat. Rabbi Yanai lavish mane male Shabbat, Amar, boikala, boikala. Rabbi Yanai si indossava indumenti particolari per lo Shabbat, in onore al Shabbat, e diceva: Boikala, vieni sposa novella, vieni sposa novella, che per quanto aveva un affetto per lo Shabbat. Rabba Rona, Iklale, Be, Rabba, Barabrahman, Krivolei, Tlata, Save, Tchuye. Rabba Baravuna accade che fu invitato da Rabba Nachman per lo Shabbat e mesero sul tavolo tre seim di gallette fritte nell'olio o tinte nell'olio. E c'è da sapere che tre seim è un'enorme quantità. Si tratta di un SEA di circa 7,8 litri, perciò stiamo parlando di quasi 23, un volume di quasi 23 litri, che è enorme. E per un pasto, per almeno oltre 250 persone. Amar Leu disse Rava Ravura alla gente della casata di Rav Nachman, mi aveva detto un deatina, e com'è che sapevate che sarei venuto? Amro lei, mi ha difat lan minà, sei forse tu preferibile lo Shabbat, l'abbiamo preparato per Shabbat, non in tuo onore, che Shabbat è almeno tanto importante come per te. Forse non è un grande complimento dire così, però la Gemara dice che uno non deve dire bugie, dire sì, l'abbiamo preparato per te, se veramente non è così, non si può dire una bugia, anche in questo caso. Rabbi Abba Zavad Bitlesar Istre Pshite, Bissa Mitlesar Tabache, Massim Lu Azinora di Dacia. Rabbi Abba acquistava 13, acquistava carne per 13 monete di quel tempo. E da 13 macellai, perché voleva tanta parecchia carne, e sceglieva la migliore, e lo metteva sulla porta per andare a ritornare subito a acquistare ancora carne. E Amar Leu diceva a coloro che preparavano il pasto: Ashur Haya, Ashur Haya. E che abbiate energia e sbrigatevi. Rabbi Abbahu avviati attaccata decina. E Rabbi Abbahu, che era molto ricco, si sedeva su uno sgabello d'avorio per un mushif nura per attizzare il fuoco, per preparare il fuoco per cucinare per Shabbat. Rabbana la vish gunda e Rabbani, scusi. E si vestiva di vestiti neri,
venerdì, durante le preparazioni, mentre si cucinava per lo Shabbat. E perché al contrario non voleva sporcare gli indumenti però dettana di Rabbi Shmuel, poiché Rabbi Shmuel insegnò Gadem Shebishel Bayim Kederah Lerabo Alim Zog Bayim Kos Rabo, gli indumenti che uno usa per cucinare per il suo padrone, che non indossi gli stessi indumenti quando gli serve, gli versa un bicchiere di vino. E perciò quando preparava i pasti, che uno si sporca quando cucina, usava indumenti neri, e poi per Shabbat naturalmente indossava indumenti belli per lo Shabbat. Rav Safran Machler adesso dice, porta alcuni Amoraim che facevano diverse azioni per preparazioni per lo Shabbat, benché loro erano le persone importanti, saggi, però per dimostrare che per lo Shabbat, la preparazione per lo Shabbat non è una mancanza di dignità. Al contrario, che uno fa opere umili per la preparazione per lo Shabbat, per dimostrare l'affetto che uno ha per lo Shabbat. Rav Safra bruciava i peli della testa di un animale di quel Shabbat, Rava Malach Shibuta, e Rava salava un grande pesce, chiamato così, Ravuna Malik Shrage, Ravuna accendeva i neri per Shabbat, che è una sgula per avere figli saggi. La papa Gadi Petilta, Rav Gadi, la papa preparava lucignoli, Rav Chisda per i lumi, Rav Chisda Paris Silka. C'è chi legge Paris, c'è chi legge invece Parim, che affettava barbabietole. E abbiamo visto che un cibo delizioso a quei tempi, barbabietola era un cibo prelibato, se vi ricordate. Rav Yosef Mezalchi Tzive spaccava legna in onore per Shabbat, Rav Zera Mezatei Tzatute accendeva il fuoco per lo Shabbat da schegge di legno, che è più facile accendere usando fine schegge. Nachman Bar Yitzchak Mikatev Be'ail, Mikatev Be'Nafi, che portava dei pesi, portava dentro e portava fuori quello che bisognava fare per lo Shabbat. Amar Ilo Mikalin Li Rabbi Ami Bravasi Milo Mikatifna Kamayu, perciò dicendo, se diciamo gli dissero perché lui stesso portava dei pesi, avrei potuto lasciarlo fare ai servitori. Perciò rispose, come se fossero venuti Ravami e Ravasi e fossero stati i miei ospiti, non avrei portato le cose in loro onore? Mikadam, e altri dicono invece che erano Ravami e Ravasi, che loro stessi, Mikatfe Vaile e Mikatfe Venafiche, che loro stessi portavano i pesi. Portavano dentro, portavano fuori, portavano dentro, cioè portavano dentro e portavano fuori. Amri dissero, Rabbi Rabasi, Ilo Iklallan, Rabbi Yochanan, Milo Katfinan Kamai, se Rabbi Yochanan fosse venuto come nostro ospite, non avremmo forse portato dei pesi in suo onore? Intendo non pesi, intendo carichi pesanti, diciamo, quello che è necessario per le preparazioni. Yosef Mokir Shaveh, Ava U Nochri Veshivutei, e Yosef, che era uno che era chiamato così, uno che onora lo Shabbat, Ave a uno chri beshivutei davan nefishe nichse tuva. C'era un goy nel suo quartiere che era molto ricco, aveva parecchie proprietà. Amale Caldai, dissero gli astrologi a questo goy, Kulo nirse Yosef Mukir Shabe Achiru, che questo Yosef Mukir Shabe, lui ti mangerà tutte le tue proprietà, cioè si impossesserà di tutte le tue proprietà e perderai tutto, lui si prenderà tutto. Cosa fece per evitare ciò? Asal zamnenu le kulu nirse, andò e vendette tutte le sue proprietà e zavarbe un marghenita e acquistò una gemma preziosa. Utva bisyanei, e mise questa gemma, incastonò questa gemma
nelle grife d'oro nel suo cappello. Baade deka avar mabara, una volta che passava un ponte, afrechezika, venne un vento che gli portò via il cappello, vishade bemaye, il cappello cadde nell'acqua. Balè kavra, e un pesce inghiottì questo cappello con la gemma. Ascua ai tua appagno di male shavza. E pescarono questo pesce e di venerdì, prima di Shabbat, lo portarono al mercato. Amre, dissero i pescatori, manzavim chi ashta, ma era proprio prima di Shabbat. Adesso dissero, chi acquisterà questo pesce? Adesso che è proprio tardi, prima di Shabbat. Amre lo, dissero la gente, a loro, a questi pescatori, zilu, amtiuli gabe Yosef, mokir shabbe, deragil, disavim, andate da Yosef, che onora lo Shabbat, che lui ve lo comprerà. Amtiu Aniele glielo portarono, Zavne lo acquistò, Karae tagliò il pesce, Ashkach Bemargine trovò questa gemma. Zavne bitlesar ilita de dinar de dava e vendette questa gemma per 13 stanze piene di monete d'oro. Paga Beya usava e incontrò un certo anziano. Generalmente c'è chi spiega che quando la Gemara dice a Usava si riferisce a Yonabi. Amar disse questo anziano a Yosef, Mokir Shabbat, che mande Yaziv Shabta par e Shabta, chi presta per in onore dello Shabbat, cioè che spende anche se presta per poter spendere parecchio nel loro Shabbat, Shabbat lo restituisce. Bamine Rabbi, Rabbi, Rabbi Shmuel, Rabbi Yossi. Chiese Rabbi a Rabbi Shmuel, Rabbi Yossi. Asherim Shabbat Israel, Bemayin Zochin. I ricchi di Israele, per quale merito diventano ricchi? Amalei Bishushi Masrin, poiché danno Maser, prelevano la decima. Shemar Aseret Aser, secondo la Torah, ripete questa espressione doppiamente, perciò Aser Beshlish Titasher dà la decima per arricchirsi. E i ricchi di Shebe Babel in Babilonia, Bemayin Zochin, in quale merito diventano, si arricchiscono? Amalei rispose Beshlish Mchavdim Tatora, che rispettano la Torah, Veshe Bishar Ratzot Bemayin Zochin, e rispettano la Torah intende rispettano i saggi. E gli altri ricchi in altre terre, per quale ragione meritano di arricchirsi? Amarlei bishvishim chavdin Shabbat, poiché rispettano lo Shabbat, che onorano lo Shabbat. Damaro chia bar Abba, pamachat nitarachti etzel balabait belutkia. Una volta fui un ospite presso un padrone di casa in Lutkia. Bevio il fanav shulchan shetzal, portarono un tavolo d'oro. Massui, Shisha Sarbin Adam, che doveva essere, ci volevano 16 persone per alzare questo tavolo. Veshesh Seshal Shalosh El Kesek Vodbo, e erano fissate 16 catene d'argento ai lati di questo tavolo, indubbiamente per le 16 persone affinché potessero spostare. Ucharot Kosod Victoniot, Ustochiot Vodbo, vi erano fissate i piatti, i bicchieri, altri tipi di chieri, forse brocche, ועליו כל מיני מאכל וכל מיני מגדים ובשמים, הביאנו דיברסי פריקי טיפי די צ'יבי, דיברסי לקורניה, ספציה, ומשמניחים אותו, כואנדו מתאבנו ג'ול טבלו, אומרים לשם הארץ ומלואה. כואנדו מתאבנו ג'ול טבלו, דיצ'בנו, לשם הארץ ומלואה, תבל ויושבה. E quando lo portavano via, salchino to, Omrim, Hashemayim, Shamayim Hashem, Ve'aretz natan livnei Adam, che il cielo appartiene a Hashem e la terra ha dato agli umani. E, però c'è un altro verso che contraddice ciò, che dice che abbiamo detto che l'Hashem ha reso un lua, che la terra appartiene a Hashem. E qui invece dice che Dare Satana Pin Adam, perciò è una contraddizione. Allora com'è possibile? E perciò infatti la Gemara in Masechet Brachot
in due posti diversi ha due risposte diverse. In un posto ci la Gemara risponde Kan lifnei bracha, kan lachar bracha. Se prima della bracha, allora la terra appartiene a Hashem. Dopo la bracha, la terra appartiene a noi. E c'è un altro verso però che dice la stessa domanda, la stessa contraddizione. La Gemara dice Kan shosim ritzono Hashem makom, kan she'en osim ritzono Hashem makom. Che quando la terra appartiene agli uomini, quando compiono la volontà di Hashem, ma quando non fanno la volontà di Hashem, allora Hashem se lo porta via. Come adesso, Hashem manda un piccolo virus che appena appena si vede in un microscopio elettronico, appena, e causa una tale rivoluzione a tutto il mondo. E tutta la vita è cambiata per tutti, e specialmente per voi in Italia. E purtroppo si dice che anche accadrà fra poco in America anche, e in Israele è già accaduto. E perciò vuol dire che coloro che fanno la volontà di Hashem, Hashem gli dà loro la terra, quello che hanno, possiedono, può appartenere a loro poiché fanno la volontà di Hashem. Però chi può dire che compie la volontà di Hashem? Quasi nessuno. Uno come Moshe Feinstein può dire così. E il Chazon Ish potrebbe dire così. E Shlomo Zalman Auerbach potrebbe dire così. Ma gente, comuni umani come noi possono dire noi abbiamo fatto, compiuto la volontà di Hashem? No. È quasi impossibile. Perciò le cose non ci appartengono. Allora dovremmo dire chiaramente non ci appartiene nulla, che appartiene solo a Hashem. E perciò, per esempio, nel mio Sidur scrivo che cerco di fare la volontà di Hashem, però non ho detto che ho fatto, compiuto la volontà di Hashem. Amartilo, Yosef Chia Baraba a quel padrone di casa, Benei, Bamez Achitalekach, per merito di che cosa hai ricevuto questa ricchezza? Amar lì, cazzavaiti, ero un macellaio, mi colbe mascia e tana, amarti zote al Shabbat. E ogni animale che era, cioè la carne, che era migliore, il miglior de carne scelta, dicevo questo per Shabbat. Amartilo, ashrecha zachita, uvorcha makom, she zikachacha likach. Beato te, che hai ricevuto questa ricompensa, e Baruch Hashem, che ti ha dato questa ricompensa. Amaro che sarà Rabbishu Mechanania, mi prenema, tafshe Shabbat, rechon odeh. Per quella ragione i pasti di Shabbat hanno un odore che si divaga e si raggiunge a grandi distanze. Amaro, tavrin echad, yeshlano, v'Shabbat shema, sh'anu matilin etocho. Vi è una spezia che mettiamo, e si chiama Shabbat, che mettiamo nel pasto. Per questa ragione ha una fragranza che giunge fino a una certa distanza. Amarlo, disse l'imperatore a Roshio a Ben Hanania, te la noi meno, daccelo. Amarlo, oh. Kolam Shamet Shabbat Moillo, è solo uno che rispetta lo Shabbat, che compie lo Shabbat, che può ricevere questa spezia. Shenom Shamet Shabbat e non Moillo, non gli aiuta se non osserva lo Shabbat. Amara Resh Galuta le Rabbi Menura, l'esilarca disse a Rabbi Menura, mai dirti qual è il significato di Vikarata Basha Oneg, Yigdosh Hashem Mechubad, Vichiva Tom Sod Rabbi Mitzvah Vatavar, Amar lei, rispose a Menura, Ze Yom Kippurim She'en Bo Lo Achila Veroshtia, Amara Torah, Kabdeo Biksut Nekia. Riguardo lo Shabbat, c'è scritto Vikarata Shabbat Oneg, che devi goderti lo Shabbat. Però il verso che dice Likdosh HaMechubad lo interpreta che si riferisce a Yom Kippur. E cosa deve fare Yom Kippur? Deve indossare indumenti che siano a livello di Yom Kippur, che siano indumenti belli, rispettabili. Yom Kippur è Shein Bo Lo Achila Velo Shtia, che non c'è, non si mangia, non si beve, che dice la Torah, Kabdeo Biksut Nekia, che devi indossare un indumento pulito.
Vechibadeto, e ciò che dice il verso, cioè che lo rispetterai, si riferisce allo Shabbat che bisogna rispettare, poiché riguardo a Yom Kippurim già dice il verso Mechubad, Rabbamar, Leagdim, che bisogna anticipare il pasto di Shabbat prima del tempo, uno mangia durante la settimana, mentre invece Shmuel Amar Leacher, invece tardare il pasto, che sia più tardi, quello che uno è solito mangiare durante la settimana. Amrei Bnei Rappapa Bar Abba, le Rappapa, che con Anna Deshriach Lan Bistra Vechamra Kolioma, Bemai Nishanye, noi che siamo abituati a mangiare carne e bere vino tutti i giorni, in che cosa consiste, cosa dovremmo fare di più di quello che, per rispettare lo Shabbat, per onorare lo Shabbat, più di quello che facciamo tutti i giorni? Amarleo disse, irigilitu le achrua, se si è abituati a mangiare presto, mangiate più tardi, se si è abituati a mangiare più tardi, mangiate più prima. Afsheshet, che era cieco, Beccaita mutev leul rabbanan echa de matia, e dava una lezione. Durante l'estate faceva sedere gli allievi in un posto che, quando avrebbe dovuto terminare la lezione, che loro sarebbero dovuti andare a mangiare il pasto di Shabbat, che sarebbe giunto lì il sole e avrebbe causato di essere in un posto troppo caldo, perciò scomodo, e lo fece intenzionalmente affinché, quando sarebbe giunto il tempo, loro si sarebbero alzati e sarebbero andati a mangiare vestiva. E durante l'inverno, Motiv Lulurabanan, Echad e Matia Mutula, li faceva sedere al contrario, dove c'era il sole, però quando sarebbe giunto il momento che sarebbero dovuti andare a mangiare, che il sole sarebbe calato e sarebbe venuta l'ombra, che avrebbe fatto troppo freddo. E perciò li fece sedere in questa maniera affinché non ritardino, e che avrebbe, affinché vadano a mangiare il pasto di Shabbat, affinché gli allievi si affrettino di alzarsi, sia per il troppo sole o sia per il troppo freddo, affinché andare a mangiare il pasto. Rabbi Zera Meader Azuzi Azuzi Drabalan. Rabbi Zera andava in cerca di coppie di saggi che studiavano assieme, e Amarleu disse loro: Matuta Minaihu, Matuta Minaihu vuol dire, per favore, lo techalelunei, non astenetevi dal mangiare, cioè non trasgredite lo Shabbat, che vi sareste astenendovi dal mangiare, sarebbe stato Chilul Shabbat. אמר רבא ותימא רבי שמעון לוי, אפילו יחיד המתפלל בליל שבת צריך לומר ויכולו. דיסא רבי יהושע בן לוי, un individuo che prega venerdì sera deve dire ויכולו. דאמר רבי מנונה, כל המתפלל בליל שבת ואומר ויכולו, מלא עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כראשיתא ויכולו ונדי סירא. E noi ripetiamo Vaichulu per il caso che Yom Tov cade di Shabbat, che allora Vaichulu non viene citato nella Tfilah Amidah, perciò viene citato dopo. Per questa ragione anche noi citiamo noi dopo. E io ho detto prima una spiegazione, che ho detto che diventa Shutav HaKadosh Baruch Hu, e mi sono scordato che questo viene dopo, e viene adesso, che voi non avete ancora. Non abbiamo studiato questo ancora. Che allora uno che recita Vaichulhu diventa socio in Hashem nella creazione del mondo. Sheneimar Vaichulhu, e perciò Chazal interpretano Altikre Vaichulhu, che furono terminati, mentre Vaichalu, che terminarono, cioè terminarono Hashem e il socio, ossia chiunque recita Vaichulhu. Amram Elazar, Minain Da dove sappiamo che un'espressione verbale
ha un risultato, un'importanza come un'azione, Shenemar, Bizbar Hashem Shamayim Nasu, che per la parola di Hashem creò il cielo. Il cielo fu creato per la parola di Hashem. Amar Chizah, cioè vuol dire che quando noi diciamo Baruch Hu, ha un grande effetto. Amar Chizah, Amar Mar Ukva, כל מתפלל בליל שבת ואומר ברוך הוא שנאמר אחרי שרת הנביאנו לאדם מניחין ידיהם על ראשו ואומרים לו ושר עוונך וחטאתך תכופר. כולוי כפרק בנדיסרה דישא ברוך הוא דו אנג'לי לו אקומפניאנו מתנו למען יסורו של טסטה דיקונו כאילו פקטו ורא הספיאטו. תניא רבי יוסף ורבי יהודה אומר שנאמר אחרי השרת מלווינו לאדם בליל שבת מבית הכנסת לביתו. Che due angeli accompagnano la persona dopo la tefilà di venerdì sera e che lo accompagnano a casa. Echato vechadra, un angelo buono e un angelo cattivo. Uchsevale beto, quando giunge alla casa, umazza ner daluk shulchan aruch mitato muzat, quando viene a casa e vede che la luce, la candela è accesa e il tavolo è preparato per il pasto di Shabbat, in onore di Shabbat, e il letto è fatto, Amalach Tov Omer, il buon angelo dice, che sia fatta la volontà, che il prossimo Shabbat sia anche così. Umalach Ra One Amen Bal Kolcho, e contro la sua volontà anche l'angelo cattivo risponde Amen. Altrimenti, se queste cose non furono fatte, Malach Ra Omer, che il prossimo Shabbat sia anche così. E l'angelo buono dice contro la sua volontà anche che Amen, che purtroppo che anche il prossimo Shabbat sia così. Adesso se non preparò la casa per lo Shabbat, crea nuove condizioni che gli ostacoleranno di fare le preparazioni per il seguente Shabbat, che è una cosa che viene fatta da Hashem a causa di queste cose. E perciò avrà più difficoltà per le preparazioni per il prossimo Shabbat. Amar Belazar, l'olam sader adam shulchano b'erev Shabbat, af al pi sheino tzarich ela kezayit. Uno deve preparare il tavolo per Shabbat anche se ha bisogno solo di mangiare un piccolo volume, per qualsiasi ragione, il volume di un kezayit. ואמר מחנינא, לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת, אף על פי שאינו צריך להניח זית. Una persona prepara il tavolo deve rimanere anche preparato come per Shabbat, di Moshe Shabbat, per mangiare il pasto di chiamato Melame Malka, che è un obbligo assoluto, anche se mangerebbe alla fine solo un kezait. Uno che beve Chamin, acqua calda o una bevanda calda, Bemotzei Shabbat, Melugma, è una medicina. E uno che mangia Pat Chama, Motzei Shabbat, uno che mangia pane caldo, Motzei Shabbat, Melugma, anche è una medicina, Melugma. Rababau Ave Avden Lei, la Beafoke Shabta, Igla Tilta, che Rababau preparava un vitello, Tilta, ci sono due spiegazioni, oppure che crebbe un terzo della sua. Le sue dimensioni, oppure che era il terzo vitello che nacque, che è migliore. Aveva Riminei Culiata, e di tutto questo vitello Rabbi Abbahu mangiava di Moshe Shabbat solo i rognoni. Chi Gadala Avimebre, quando suo figlio Avime diventò adulto, Amarle disse a suo padre: Lamalach Lavsude Kulehai Nishbo Culiata mi male Shabta. Perché siccome Rabbeinu preparava due vitelli, uno per Shabbat e uno per Moshe Shabbat, solo per mangiare i rognoni, disse, perché fai così? Perché non lasci i rognoni del vitello che prepari per Shabbat, per Moshe Shabbat? Non devi sprecare un altro vitello di Moshe Shabbat. E perciò, in base al suo suggerimento di Avimi, il figlio di Rabbeinu, Shavku lo lasciarono stare. Non fece la scritta a questo vitello. Vata Arie Achle, venne un leone e divorò questo vitello. Perciò non aiutò, cioè nel senso che non avrebbero dovuto fare così. E vediamo che c'erano leoni in Babilonia,
Ma oggi non ci sono leoni babilonici. Sapete dove ci sono leoni? A parte l'Africa, ci sono leoni anche in India. Non so se lo sapevate, ma è un fatto. Ci sono parecchi leoni in India. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Corone amen, Yesh Mirabam Barach, Bechol Kocho, Corino Xardino. Chiunque recita amen, Yesh Mirabam Barach, e con tutte le forze. Secondo Rashi, tutte le forze significa è necessaria la massima concentrazione. Non intende tutte le forze, ma intende la massima concentrazione. Mentre invece, secondo Tosafot, intende dire che il massimo volume, che proprio dica a voce alta, e che ciò causa che aumenti la concentrazione e la pietà. E ciò causa che se fu decretato qualche decreto cattivo contro di lui, viene corrin, strappano questo decreto e lo annullano. Ce ne va, mi fra prod, mi sarebbe da ambar cosa. Che mi fra prod vuol dire annullando le calamità dal popolo ebraico. E quando il popolo ebraico intende dire quando il popolo vuole si offre a Kopri Mitzvot, che allora Baruch Hashem, che benedicono Hashem, ma Itama Bifro Prot, per quella ragione vengono annullati i decreti, Bishon Baruch Hashem, poiché benedicono Hashem. Rabbi Abba Amar Biocharat. E quando uno dice a me Yeshua Mavarach, a filo Yeshua Shemetz, filo Zazara, anche se ha un po' di eresia, di idolatria, viene perdonato. Tiva Achabi Froa Praot, Uchtivatam, Chi Paruahu, che questa espressione, Froa, è un'espressione di idolatria, poiché Chi Paruahu, quando fecero il vitello d'oro, c'è scritto Chi Paruahu, Chi Paruahu Aaron. Che questa è un'espressione di idolatria. Perciò intende dire che questo verso, il Fra Praot, che Hashem perdona il popolo ebraico, anche se vi è un po' di idolatria. Vi è chi dice che vi è un testo che menziona che colui che recita questa espressione, Yesh Mirabam Barach, diventa socio di Hashem nella creazione del mondo, e ciò si collega con il soggetto precedente, che abbiamo detto che uno diventa socio di Hashem, però comunque non si sa dove è scritto. Amar Shlakish, Koron e Amen, Bechor Kocho, Potchino, Shareganed, colui che recita Amen con tutte le forze, come ho detto prima, o con massima concentrazione, oppure a voce alta, li aprono i cancelli di Ganed, Shelemar, Pitchu, Sharim, Viavogo, Itzadek, Shomer, Emunim, Altikre, Shomer, Emunim. Aprite i cancelli che entri un popolo giusto che mantiene o che osserva la fede, ma non dire che osserva la fede o mantiene la fede, e la shomrim amen o amenim, che rispondono a me. Mai a me, qual è il significato di amen? Amr Hanina, Kelmer Haneman, sono gli iniziali di Kelmer Haneman. Amar Biuda, Berei, Rav Shmuel, Mishmed Rav. En adlika mitzuya, en mekom sheyesh chilul Shabbat. In un posto dove trasgrediscono lo Shabbat, ci può essere un incendio. Shenemar, im lo tishmeu elai, lekadeshet yom ha-Shabbat, uvilti yiseh et masa, vitzati esh mishareah, veachlar menot Yerushalayim, velo tichbe. Questo è un verso esplicito che dice, se non darete retta, e non osserverete lo Shabbat e porterete, cioè il Vilti vuol dire dal portare, cioè che non porterete, vuol dire che porterete sì, questo intende, che porterete il Shabbat. Allora accenderò il fuoco nei suoi portali e mangerà l'emanzione di Gerusalemme e non verrà spento. Adesso dice di quelli che porteranno, perché scelse proprio il verso proprio portare, che è una melachah grua chiamata, che è un'opera
che veramente è grua, nel senso che non vi è nessun cambiamento nella cosa. Su tutte le opere si fa un cambiamento nelle cose, che uno fa un'opera. Se uno miete, se uno ara, cambia la terra, qualsiasi cosa che uno fa c'è cambiamento. Però uno che porta un oggetto dall'Adamo su da me non c'è nessun cambiamento. E proprio per questo, perché uno può dire, può pensare, capisco che qualcosa che nella quale vi è un cambiamento, che è un'opera vietata, però un portale non è un granché, cambia, sposta la sua cosa da un posto all'altro, non è un granché, cosa può essere di, cioè, può esserci di male? È proprio questo, e questo è il peccato, che Hashem dice, questo è il mio decreto, così devi fare, e devi osservare quello che ti dico, anche se pensi col tuo cervello, con la tua intelligenza, pensi che sei più intelligente. Mai verrà per quella ragione, o cosa intende che non verrà spento? Amar Nachman Yitzchak, poiché Beshar Hashem Bnei Adam Metsuim Bekabotah, che non ci sono persone per spegnere l'incendio, cioè nel senso che non vi sono persone, gente disponibile. Interessante che il verso che dice che non accenderete un fuoco, che non accenderete un fuoco in tutte le vostre dimore, significa che se osserverete lo Shabbat non verrà appiccato un fuoco alle vostre dimore. Amarvai, lo chava Yishalai vera bishvice chilubba et Shabbat, se ne mar, mishartotai elimu neem, va echal betocham. Che Gerusalemme fu distrutta poiché trasgredirono Shabbat, poiché dice il verso che verrà fatto profana ai loro occhi lo Shabbat, e io sarò profano, e io verrò fatto profano ai loro occhi, cioè lo Shabbat e Hashem. Amar Bavo, lo chal Yerushalayim era bishvishe bitlu kriyat Shema. Gerusalemme fu distrutta poiché annullarono kriyat Shema, shachrit v'arvit, di mattina e di sera. Shenemar, oi mashkimei boker, shechar irdofu. Guai a coloro che si alzano di mattina presto e vanno e cercano il vino vecchio. Vaya kinor venevel tof vechalil veyain mishtehem vet pol Hashem lo yabitu. E sarà una lira e un tamburo e un flauto e il vino dei loro festini, e non badranno alle azioni di Hashem. Uchtiv lachen gala ami mi bridat, perciò per mancanza di sapienza causerà che verranno esiliati. E benché intende dire che non, per non aver citato lo Shema, oppure per non aver studiato la Torah. Amar Aminuna, lo chal Yerushalayim vera bishvishe bitlu ba'atinakot shel Beit Rabban. Gerusalemme fu distrutta poiché causarono che i bambini non studiassero la Torah. Poiché dice Shenemar Shfoch al Olal Bachutz, che Hashem versò la sua collera a causa di un bambino che sta fuori. Matam Shfoch, per quale ragione versò Chema, la collera, contro gli ebrei? Mishum de Olal Bachutz, poiché il bambino sta fuori, sta invece di studiare dentro il Betsefer, o il Cheder. Amar Ula, lo chalva Yerushalayim pnei shelo haya lahem boshe panim ze mize. Gerusalemme fu distrutta poiché non si vergognarono l'uno dell'altro. Shenemar, o vishu kitova su gambosho e boshu, che avrebbe dovuto vergognarsi uno dell'altro, e a parte a coloro che fecero delle azioni vergognose, ma anche coloro che videro gli altri e fecero queste azioni, che non li rimproverarono. Sì, che non improveranno. E anche se non si vergognarono delle azioni degli altri, che non impedirono di fare misfatti. Amar Yitzchak, lo chal Yerushalayim era bishvil shehushvu katan vegadol. Gerusalemme fu distrutta poiché paragonarono coloro che sono persone
di meno importanza con coloro che sono di maggiore importanza. Shenemar, Vaya Ka'am Ka'Kohen, che il popolo, il popolo semplice lo paragonavano a un Kohen. Uchtivatre, c'è scritto dopo di ciò, i Bokti Boktaris, e dopo di ciò la terra verrà svuotata. E poiché non c'è, ossia verrà svuotata, intende un paese nel quale non c'è stima per elevatezza, per importanza di persone, alla fine non vi saranno persone di alto livello, e alla fine anche coloro che insegnano la Torah mancherà loro la grandezza della Torah. Amrav Amram Bred Rabbi Shimon Bar Abba, Amrav Shimon Bar Abba, Amrav Yochanina, Locha Bavshalai Rabbi Shishu Lochi Hosezze. Gerusalemme fu distrutta poiché non riproverarono uno l'altro. Shinemar, Ayusarea, che Ayalim, Lomatsu Mir'e, che erano come le gazelle che non trovano il pascolo. Ma Ayal Zero Sho Shel Ze, Bezzal Zenavo Shel Ze, Afisrael Shabotodor Kapshu Preva Karkave Lochi Hosezze. Così come la testa di una gazzella sta dietro la coda della gazzella di fronte a lui, ugualmente gli ebrei in quella generazione guardano per terra, cioè cercarono di no, non guardarono gli altri, quello che fanno gli altri, cioè staccarono lo sguardo da quello dell'azione dei peccatori e non si rimproverarono a vicenda. Amar Rabbi Yehuda, lo chal Bavshalai Nabishishi Bezubat HaMechamim, che Gerusalemme fu distrutta poiché disprezzarono i saggi, Shenemar, Vayu Mal'ivim Malchei Elohim Ubozim Midvaram Mitatim Binvi'av Ad Alot Chamat Hashem Be'amo Ad Lahem Marpeh, che offendevano gli Malchei Elohim, angeli di Hashem, si intende i saggi, poiché Ubozim Midvaram Mitatim Binvi'av, siccome dice, menziona qui profeti, perciò vuol dire che il primo che Malachi Elohim si riferisce ai saggi, finché la Kol Hashem giunse a un punto che non c'era più rimedio. Mai Adel Marpe, che non c'era più rimedio, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Kolam Vazeta Milchamim, Eino Refuah Makato. Uno che disprezza i saggi, non c'è rimedio per la sua ferita. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, mai dichtiv Alti gubim shichavim via il treu, non toccate i miei unti, si riferisce a Elotino Koce Petrava, si riferisce ai bambini. Umi via il treu, e non fate male ai miei profeti, si riferisce a Elotino Koce Petrava. Amar Resh Lakish, Mishum Rabbi Yehuda, Nisya, Ena Olam Mitkayem Ela Bishvil Hevel Tino Koce Petrava, che il mondo esiste grazie all'alito dei bambini che studiano Torah. Amar lei, Rafa Paleabai, di Divi di Dachmai, è un momento, e quello che noi studiamo non c'è valore? Amar lei, no, è diverso. E non do me Evel, she yesh bochet, le Evel, she en bochet. È diverso l'alito dei bambini che non hanno peccato con l'alito nostro che c'è peccato. Amar Resh Lakish, Mishum Rabbi Yehuda Nisya, en, mevatente Nikosh Betraban, afilo le Binyan Shem Beit HaMikdash, che non bisogna causare i bambini, non studino anche per la costruzione del santuario, cioè per costruire il santuario non bisogna prendere i bambini che studiano. Amar Resh Lakish Rabbi Yehuda Nisya, Kami Kumlani Mavutai, così ho ricevuto la tradizione dei miei antenati. Amri la Mavutecha, dai tuoi antenati, altri dicono i tuoi antenati. Kol Ir She'en Bat Tinokot She Betraban, è una città che non è, la quale non ci sono bambini che studiano Torah, Machriminota, quella città verrà distrutta. Ravina Amar invece, Machriminota, non solo che verrà distrutta, ma verrà disintegrata, che non arriverà niente. Distrutta vuol dire che le case verranno distrutte, ma comunque rimangono dei pezzi delle case. Machrim vuol dire che arriverà solo polvere. Vema Rava, Lo Chal Bavshalem, Beshvici, Paskumi Mena, Anshemana. Gerusalemme fu distrutta poiché non vi erano più persone che dicevano la verità. Shelemar, Shotitu Bechotot Yerushalayim, Uruna, Udu'u, Ubakshu Berchovotem, Tirtzu'u, Ish, Imyesh. Questo verso è un po' cambiato, ma questo è corretto. Ish, Imyesh, questa parola viene annullata. Osei Mishpat, Mivakesh Emunah Veslachla. Andate a cercare le strade di Gerusalemme, vedete se trovate una persona, una sola persona, che dice la verità e perdonerò a Gerusalemme.
Chiede Gmará, e lì come fa a dire così? Amar Rav Katira, Rav Kinè invece disse, afferma Bishat Kishon Hashem Rosh Hashanah, anche quando il giornale stava per crollare, lo Pascumena Shemarah, c'erano persone veritiere che dicevano la verità, Shemar. Kitfos Ish Bachiv Bet Aviv Simla Lecha Kasintielano. Quando uno afferrerà suo fratello della casata di suo padre dicendo tu hai un indumento, sii il nostro capo o sii il nostro maestro, poiché c'è gente che pretende di essere saputoni, ma quando gli fanno delle domande troppo difficili fanno finta di non sentire. Però se c'è qualcuno che loro lo fanno, il loro maestro, dicono che diventi il loro maestro. E quindi indumento si riferisce sia all'espressione che la Torah dice come, per esempio, in Devarim, Kavbet, Yuzayin, che si fece come la cosa è chiara come un indumento, uprasuta simla, oppure significa che così come l'indumento copre e nasconde il corpo, così anche loro coprono e nascondono la propria ignoranza. E perciò spiega che Dvarim Shemnei Adam mitkasim baem kesimla, che sono queste di Torah, che la gente si copre come un indumento, poiché non sanno la Torah, non sanno rispondere. E Yeshan Be'adecha, perciò gli dicono a quello lì, Yeshan, come te sai, sii il nostro capo, Be'machshela zo tacha et adecha. E questo è un intoppo, un ostacolo che sta nella tua mano e si riferisce al caso che gli studenti non fanno attenzione sufficientemente e perciò si sbagliano perché non afferrano la cosa bene e la capiscono solo quando vengono corretti alcune volte. Dvarim shebnei adam omdim aleihem, cosa che la gente non capisce bene, ela imken nechshalim, che si sbagliano alcune volte. Allora Yishnat Tachat Yadecha, allora la sanno la cosa, e perciò Kasintielano, che tu sei il nostro capo, il nostro maestro, come dice il verso, Issa Bayom Ahu Lemor Lo Eie Chovesh, e Nisa Ela Lashon Shvua, Vechen Omer Lo Tissa Hashem Elokecha Lashav, cioè Lo Eie Chovesh, che colui. Chovesh vuol dire nel senso che colui che butta in galera. Lo eie me chovshe atzman, che io, dice esplicitamente, io non sono di quelli che hanno studiato Beit Midrash, hanno studiato Torah, dice la verità. Perciò vediamo che c'è quello che vuole dire quella Gemara, che Gemara porta tutto questo per dire che ci sono gente che dicono la verità, che dicono non ho studiato. E lo eie me chovshe atzman Beit Midrash, perché non ho studiato Beit en lechem en simla, cioè, ven beyadi, che quello che intende, che dice che non c'ho pane e non c'ho un indumento, intendere non c'ho l'omicra, che non ho studiato né le sacre scritture, ve lo Mishnah ve lo Gemara, non ho studiato né Mishnah né Gemara. E perciò vediamo che dice la verità. Come mai, e da dove sai che veramente disse la verità? Dil Mashani Atam, e forse loro erano obbligati a dire così, poiché di Iamar Lehu Gamirna, se avesse detto che ho studiato Torah, Amrullah Emalan, allora dici, sentiamo, facci sentire Torah, vediamo quello che sai. Allora, perciò non avrebbero potuto dire una bugia, ma non perché erano gente veritiera. Avalelemar, allora, però, dice, ma no, perché Avalelemar, Gamar Bishach, no, avrebbe potuto trovare una scusa, avrebbe potuto dire, ho studiato, però mi sono scordato. Mai lo Yehovesh. Cosa intende dire che, quello abbiamo detto, che lo Yehovesh, che non è uno che butta in galera, vuol dire che non era abituato a studiare affatto, non ha mai studiato. Chovesh è anche l'espressione che uno che siede e studia Torah. Perciò risponde a Gemara, che abbiamo detto da un lato, che il verso dice che non c'è una persona che dice la verità, e qui abbiamo detto che c'è chi dice sia la verità, che dice che non ha studiato, perciò dice la verità. Risponde a Gemara, lo cascia, no, adesso spiega questa contraddizione. Cambia di Torah, sì, è vero che di Torah non hanno detto la bugia, perché infatti non hanno studiato,
Però Cano, quello che dice il verso, che non c'è nessuna persona che dice la verità, questo si tratta di Mamasamatan, quando fanno affari in commercio, che non dicono mai la verità, sono sempre disonesti. E perciò Gerusalemme fu distrutta. Terminiamo qui e che Hashem vi benedica.